rivediamo con lui, perché diciamo, abbiamo avuto modo di rivederci l'estate scorsa con questo lavoro. Lui è un figlio che ama molto la sua terra, l'ama e ha espresso questo amore, questo carattere, che poi è il carattere del popolo napoletano, queste poesie che lui ha diviso, insomma, in quattro aree. Che descrivono un po' il lato della fede, il lato del mondo antico, di come sta cambiando la nostra arte. È anche un atto d'amore, non posso considerare questo per la nostra, la sua città, perché come scrive lui, essere napoletano è un dono, questo, che ci rende orgogliosi, dovrebbe anche metterci in condizione con le azioni di riscattare, no? Anche nei fatti quelle negatività che ci vengono a creditare un po' perché ci sono, altre perché nel corso degli anni si sono state marcate addosso, tatuate. C'è un grande risveglio di Napoli, non mi riferisco soltanto ai numeri del turismo perché possono trarre in inganno, perché questi numeri vanno forse a farci comprendere quanto Napoli, la napoletanità, ma soprattutto il patrimonio di questa città, tra fede, tradizione, tra arte, cultura, quanto sia importante non solo per l'Italia meridionale, ma per tutta l'Italia. Mi piace immaginare che ancora si possa parlare di Napoli come una capitale europea, nel vero senso della parola. Quindi questo atto d'amore che si manifesta con delle poesie, dove stasera, anche in modo improvvisato, con Ambrogio, con la nostra meravigliosa Assunta, che saluto e ringrazio, perché noi dobbiamo sempre ringraziare, noi dobbiamo sempre ringraziare qualcuno che ci mette in connessione, no? Che ha la capacità di connetterci con gli altri, soprattutto con il bene, con la bellezza, in questo caso anche con il buono, quindi come il suo cognome. Quindi ringrazio assolutamente Maria Clara, chiedo un applauso per lei perché è una straordinaria innovatrice culturale del nostro territorio e fa parte anche di un'associazione molto importante che si chiama Molto da fare, che è l'associazione Criteria Project dell'amico Raffaele Esposito. Tra pubblicazioni, insomma, c'è qualcosa che va al di là, è una effimera occasione di presentazione, ma che punta anche a lasciare un segno con una cinematografia, con dei supporti anche letterari. Quindi lei cura queste cose molto importanti. Ti affiderò le mie memorie, queste tradurrai, perché veramente no. Quindi, peraltro, lui si è portato una chitarra, perché parliamoci chiaro, insomma, ogni napoletano che si rispetti o canta o muore, si dice in qualche battuta. Esattamente. E quindi, voglio dire, sarà un incontro breve. Però non significa breve, veloce, magari. Sarà intenso, immagino bello perché verrà rappresentata la poesia, che va bene, è già una forma d'arte struggente perché con poco si riesce anche a distillare quello che uno ha nel cuore, con la musica, e quindi quell'abbinamento migliore. Quindi io ti ringrazio e passo la parola alla dottoressa Malacrovic per presentarci l'autore. Buonasera a tutti.